Sì, il mio primo lavoro, finendo la scuola, ho detto a mio padre che non volevo più studiare. Il mio padre, immediatamente, molto, molto, molto contento, mi ha detto: vieni con me, che ti faccio far lavorare io. Sì, vabbè, parte lo scherzo. Ho finito gli studi che ritenevo opportuno avere e sono entrato dentro in azienda. È naturale, sono entrato da garzone. Perché non è, ero sempre il figlio del titolare, ma naturalmente l'esperienza che avevano loro non è che la potessi avere io, anche perché è un conto l'esperienza loro dove avevano tirato su questo negozio, è un conto che io mi approntavo per la prima volta ad entrare nel mondo del lavoro. La cosa iniziò. Quest'anno abbiamo fatto appena 52 anni di lavoro. Ancora sono qui, ancora sono. Spero di rimanerci poco, 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 poco ancora e godermi un pochettino di nipoti. E come cambiò il lavoro da quando è iniziato lei ad oggi, con tutta la strumentalizzazione? Vabbè, il lavoro naturalmente era tutto quanto fatto basato sulle mani, sulla memoria. Oggi c'è una tecnologia, spingi un bottone e ti dicono tutto. All'epoca non c'era niente, all'epoca non c'era. C'era mia madre che per farla breve, noi in prevalenza servivamo i meccanici. Lei naturalmente nei ritagli di tempo impiegava circa 20 giorni per fare i conti a tutti quanti i clienti suoi. Oggi, con la tecnologia che abbiamo oggi, io e Bruno in termini di un'ora fatturiamo tre aziende. Sono cose che fantascientifiche. Forse prima era un altro tipo di lavoro e era tutto basato sulla memoria. Oggi è tutta tecnologia e vai avanti in questa maniera. Ma oggi come oggi non si potrebbe neanche immaginare un lavoro di oggi manuale come quello che faceva mia madre 50 anni fa, 40 anni fa. Ma perché? Perché i tempi sono cambiati, il lavoro è cambiato e praticamente oggi è l'evoluzione della tecnologia.